Ben ritrovati ad una nuova puntata di In Salute. Lo vedete, lo leggete il nostro titolo a breve. In questo mondo di virus, Covid, dove stiamo andando? Abbiamo vissuto un inverno davvero difficile per quanto riguarda l'influenza. L'australiana ha picchiato duro, poi ci sono state altre fasi. Ancora adesso che siamo in primavera, ci sono molte persone colpite da varie sindromi influenzali, per cui chiediamo l'aiuto per capire meglio dove stiamo andando in questo mondo di virus al professor Giovanni Di Perri, infettivologo. Professore, grazie e benvenuto. Già voi. Allora, partiamo dal Covid, così facciamo poi un quadro di tutto ciò che stiamo vivendo. Covid, dove stiamo andando? Ma Sono dove passati 3 anni. sì, sono passati 3 anni, ci sono state varie evoluzioni. Sostanzialmente due sono le evoluzioni che guidano la nostra interpretazione su dove stiamo andando. Una, ovviamente, la vaccinazione. Quindi la copertura vaccinale, ma soprattutto ormai direi l'immunizzazione spontanea anche. Noi nel 2022 abbiamo avuto un numero di casi di infezione che è 5 volte il totale che avevamo avuto fino a Natale 2021. Questo perché interviene il secondo fattore, oltre all'immunizzazione, ovvero è iniziata l'epopea delle varianti Omicron, varianti, sottovarianti, che sostanzialmente hanno la caratteristica di essere meno in grado di determinare quella malattia con la quale abbiamo combattuto, in particolare in ospedale, ovvero la polmonite da Covid. Questo virus, questa variante Omicron, tutte le sottovarianti, ha la caratteristica di legarsi molto meglio alle cellule delle vie aeree superiori, quindi molto meno in grado di infettare il polmone. Questo è testimoniato dalla tipologia di malattia che vediamo oggi nei pochi ormai soggetti ricoverati, che è di solito una sindrome infiammatoria con importante sintomatologia alle alte vie, vuol dire un bruciore retrosternale, un gran mal di gola, febbre, diciamo, quello che può essere il naso che cola, quindi sintomi simili al raffreddore, ma praticamente su 20 ricoverati abbiamo una sola polmonite da Covid, come la definivamo in passato, ovvero quel tipo di malattia che richiede l'assistenza ventilatoria. Allora, chi si ammala oggi? Si ammalano sostanzialmente uno strato di popolazione caratterizzata da età molto avanzata di solito, con una serie di patologie preesistenti in soggetti che sono in equilibrio precario, cioè insufficienza cardiaca, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, obesità e ovviamente l'età avanzata. Cioè oggi non abbiamo più il quarantenne sano che finisce in rianimazione, giusto per intendersi. Questo, quindi, questa modifica ci porta verso l'integrazione del virus del Covid, il SARS-CoV-2, fra tutti gli altri virus con i quali facciamo i conti di solito d'inverno. Ecco, abbiamo detto prima che è stato, visto che siamo in primavera, un inverno particolarmente duro. C'è stata l'influenza che è cominciata, l'australiana, si diceva un'influenza particolarmente pesante, che però è iniziata nei mesi di novembre. Esattamente, l'atipia è stata, diciamo, particolare. Ci sono state due o tre caratteristiche molto interessanti. Il fatto che noi per 2 inverni abbiamo indossato mascherine, ci siamo visti poco con gli altri, abbiamo evitato luoghi affollati o comunque ci siamo protetti, ha fatto sì che incontrassimo molti meno, diciamo, virus, compreso gli influenzali, compreso gli altri virus. Questo ci ha privato di 2 anni, diciamo, di esperienza di immunizzazione spontanea. Cosa voglio dire? Voglio dire, nella nostra vita di relazione, noi ogni inverno, che siano sintomatiche o no, andiamo incontro a diverse infezioni delle vie respiratorie. Allora, nominato il SARS-CoV-2 come novità che si integrerà, nominata l'influenza, che ha giustamente fatto la sua riapparizione anticipando i tempi, trovando una popolazione finalmente per lei non protetta da mascherine e che condivideva spazi e tempi. Ancora Allora, adesso ci sono persone con influenza. cosa è una coda, però il picco l'ha fatto molto prima Sì. ed è stato un picco soprattutto giovanile, cioè è andata a colpire chi aveva avuto meno probabilità nella propria esperienza di vita, proprio perché è stata più corta, di aver già incontrato il virus influenzale. Quindi abbiamo avuto effettivamente un abbassamento dell'età media e mediana dei soggetti con infezione e un anticipo del picco.
Poi abbiamo avuto tutta un'altra serie di virus che conosciamo meglio perché effettivamente l'esperienza del Covid ci ha spinto ad approfondire la diagnostica. Lei può immaginarsi come spesso si parla di sindrome influenzale, un antinfiammatorio, purtroppo molto spesso un inutile antibiotico e si manda il paziente a casa. In più ospedali abbiamo voluto approfondire, viene fuori il metapneumovirus, viene fuori il rinovirus, il virus respiratorio sinciziale che credevamo fino a pochi anni fa solo appannaggio dei neonati, vediamo i parainfluenzali, cioè effettivamente ci rendiamo conto come siamo esposti ogni inverno a un certo numero di virus. A questi virus si aggiungerà il SARS-CoV-2, con l'incognita che effettivamente una delle caratteristiche mostrate, almeno fino adesso, dal SARS-CoV-2 è di non essere particolarmente legato alle stagioni, ovvero abbiamo avuto molti casi anche per esempio d'estate. Cosa che con gli altri virus è molto molto più raro. Allora bisogna capire se effettivamente questa caratteristica si manterrà anche in futuro, perché questa potrebbe voler dire un aggravio anche estivo della necessità di posti letto. E come infatti la domanda che tanti telespettatori ci pongono è questa: arriverà un'altra pandemia? Ci dobbiamo preparare ad altre tempeste, visto che il titolo è questo, in questo mondo di virus? Sì. Allora, le condizioni che hanno reso possibile, per esempio, l'uscita di un coronavirus umano nel 2003, la prima SARS, oppure del MERS, che è il coronavirus che ancora miete vittime in Medio Oriente, che ha una mortalità del 35%. E quindi ancora c'è? Ancora c'è, abbiamo 6-8 casi a settimana e lì c'è un ospite intermedio che è il cammello. Quindi sono i cammellieri o sono i turisti che si fanno i selfie con la bocca del cammello, eccetera. Non è così trasmissibile da uomo a uomo, benché possa succedere, di solito succede con la malattia conclamata. E poi c'è stata la SARS, il Covid, che abbiamo affrontato in questi 3 anni. Cioè in 18 anni abbiamo avuto 3 fenomeni di quello che chiamiamo spillover, cioè di passaggio di forme virali che si ibridano, ovvero che acquisiscono caratteristiche di virus della stessa famiglia, ma di altre, diciamo, parassiti di altre specie, quindi umani, e viene fuori una terza combinazione che il mondo non ha mai visto. Quindi le condizioni che hanno reso possibile questo fenomeno sono ancora intatte, ovvero se andiamo a guardare la Cina, quando sono nato io aveva 600 milioni di abitanti, oggi ne ha 1,4 miliardi. Lo stesso pianeta, io sono nato nel 58, c'erano quasi 4 miliardi di abitanti, oggi siamo circa 9,5. Abbiamo fra l'altro nei paesi più privilegiati come il nostro indubbiamente un'attesa di vita molto lunga, ovvero produciamo soggetti vulnerabili, nel senso che sono soggetti che anziché avere un'età, una life expectancy, cioè un'attesa di vita intorno ai 66-70 anni come era negli anni 60, adesso hanno 83 anni, che vuol dire che Questi anni in più che diamo non hanno la qualità di quelli dai 20 ai 30, sono anni difficili perché uno si trascina e cura, grazie al cielo, anche patologie croniche, però chiaramente sono abitanti del pianeta molto più vulnerabili e noi in particolare l'Italia, che è il quinto paese più vecchio del mondo, facciamo i conti con queste caratteristiche. Quindi dobbiamo fare i conti con il sovraffollamento, certo, del pianeta, poi anche con il fatto che i virus viaggiamo noi. E magari, come è successo proprio per il coronavirus, li portiamo poi in Italia, quindi c'è una diffusione anche proprio per il fatto che prendiamo aerei, esatto, cambiamo continente. Ha fatto bene ricordarlo, non c'è solo l'affollamento, c'è anche il fatto che ci muoviamo con un'estrema facilità. Una epidemia, una pandemia, chiamiamola come vogliamo, può essere portata da un continente all'altro in poche ore d'aereo. E questo non succedeva 50 anni fa, o comunque non nella stessa misura. Quindi per questo è comunque utile continuare a usare le giuste precauzioni, comunque usiamo la mascherina, anche se non è più obbligatoria. No, d'accordo. Cioè, certi momenti, in certi frangenti, sì, in certe situazioni aiuta, proteggiamo noi stessi, esatto, proteggiamo anche gli altri. Vaccinazione per varie protezioni, ma insomma chi ha un soggetto vulnerabile a casa, un malato di cancro che si sta curando, un soggetto molto anziano con patologie croniche, eccetera, i nipotini, i conviventi, insomma è meglio che siano prudenti in questo senso. La mascherina è una delle cose che può aiutare in determinati momenti di condivisione. Ecco, professore,
con il Covid abbiamo riscoperto il valore della vaccinazione, però non soltanto per il Covid, anche poi per la polmonite, per l'influenza, perché se non erro, adesso non ho i numeri alla mano, sono aumentati i numeri di queste vaccinazioni, o no? Diciamo che c'è una spinta, una rivalutazione. C'è stata una spinta, ok. Sì. Cioè, allora, prendiamo un soggetto a rischio, un soggetto che ha un'età avanzata, che può avere dei fattori di rischio. Allora, come possiamo proteggerlo? L'ideale sarebbe averci una misura assoluta che ci garantisce una protezione al 100%. Questa non ce l'abbiamo. Per cui diventa un mosaico di iniziative che possono, per esempio, andare a formare una barriera decente in cui magari l'infezione avviene, ma non si sviluppa in forme clinicamente gravi. Mi spiego. Vaccinazione antinfluenzale, che ha diciamo un'efficacia che varia fra il 40 e il 60%. L'immunizzazione anti-Covid, un'infezione pregressa, oppure ovviamente una vaccinazione che credo adesso verrà calendarizzata e credo su base annuale. Poi non so, il vaccino antipneumococcico, lo pneumococco, lo streptococcus pneumoniae è un batterio, quindi non è un virus, ma è il tipico agente che si sovrammette a una iniziale infezione virale. Quindi l'insulto virale delle vie respiratorie e poi lo pneumococco che causa varie patologie alle vie respiratorie, non ultima la polmonite, che insomma è stato il killer dell'umanità fino all'era antibiotica. Poi ci sono altri vaccini, ci sono altri modi di proteggersi. Ovviamente non dimentichiamo una vita sana, cercare di non ingrassare, di far movimento, sono tutte piccoli fattori che formano questo mosaico protettivo che non è assoluto, ma che appunto si basa sulla presenza di molteplici fattori. Ecco, professore, il tempo a nostra disposizione si è praticamente concluso, avrei altre mille domande, però chissà perché, magari ci si possa rincontrare per una nuova puntata di In Salute, per noi è sempre un enorme piacere. Come chiudiamo questo nostro incontro? Chiudiamo dicendo che ogni crisi comporta un'opportunità. Molti farmaci antivirali di erogazione delle cure, diciamo, sul territorio che sia diverso, ovvero forse in futuro potremo avere degli antivirali ad ampio spettro e che sostituiranno quello che è l'ormai più dannoso che altro antibiotico che viene dato di routine. Forse questo potrà cambiare l'algoritmo, quello che stiamo facendo, cambiare le nostre abitudini in meglio. E su questo credo, insomma, possiamo contarci. La scienza ha reagito con una gran velocità, con una tecnologia che non era presente anche soltanto 10 anni fa. Questi vaccini, per esempio, lei pensi ai vaccini RNA messaggero, ce n'è già uno pronto per l'aviaria, dovesse questa costituire un problema. Questo perché le tecnologie lo permettono. Quindi diciamo che questa crisi è stata terrificante, ha coinvolto tutto il pianeta, però gli strumenti sono stati ideati, sviluppati, prodotti, venduti e distribuiti in questo senso. E quindi ci sentiamo da questo punto di vista meno indifesi rispetto a quello che potevamo sentirci anche solo 3 anni fa. Bene, grazie davvero di cuore professore Giovanni Di Perri, a prestissimo, speriamo, sì. E grazie a tutti i telespettatori che hanno seguito anche questa puntata di In Salute.